Voi non avete assolutamente idea di quanti video ho visto su YouTube per imparare ad utilizzare la spada laser. Oggi finalmente c'è la soluzione ed è tutta made in Italy, ma partiamo con ordine. Quando ancora il canale si chiamava Giochi Stellari, avevo fatto la recensione di questa spada laser, vi lascio la scheda al video qui sopra. Questa lightsaber è stata prodotta da Emmavox Studio Art, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Emmavox, che sarebbe in realtà il gran maestro Emanuele Terzano, è stato il primo a produrre questo tipo di spade laser qui in Italia ed ha tra l'altro fondato Jedi Generation, che è la scuola, o per meglio dire l'accademia, che vi permette di apprendere le tecniche di combattimento con le spade laser, chiaramente a fin di gioco o per creare le coreografie. Allora, sul sito che vi ripeto essere Emmavox Studio Art trovate questa lightsaber denominata Victor e ne trovate davvero tantissime altre. Tra l'altro mi pare di ogni spada c'è la sua versione dark, quindi la versione lato oscuro. Tra le tante scelte trovate le spade stunt come questa con una sola luce, le spade componibili, quindi vi potete andare a comporre la vostra elsa, la vostra impugnatura scegliendo tutte le varie parti che la compongono e potete aggiungere anche il sonoro, e poi ci sono le spade leggendarie che possiamo definirle il top di gamma. Ma oltre alla qualità della spada, sia dell'elsa costruita da Emmavox che del tubo in policarbonato, essenzialmente sono due gli aspetti positivi che voglio mettere in luce di queste spade prodotte da Emmavox. Innanzitutto, e credo che sia l'unico a farlo, il pulsante di accensione lo trovate alla base dell'elsa, quindi in questo modo è molto molto difficile che la spada vi si spenga, soprattutto se state facendo coreografie elaborate, e non è il mio caso in questo momento, proprio non è il mio caso. E il secondo punto si ricollega alla vastità della scelta delle spade che avete sul sito. È praticamente impossibile che non troviate la vostra spada. E non parlo solo dal punto di vista estetico, perché potete trovare la spada totalmente in metallo come questa, oppure la spada con il grip in cuoio o in sughero. Quindi, oltre a soddisfare gli occhi, si soddisfa anche il portafoglio, perché trovate spade che vanno dai 60 ai 65 euro fino a quelle più elaborate. E questa cosa non la trovate in tutti i produttori di spade laser, perché alcuni sparano dei prezzi esorbitanti. Ma dopo aver fatto questa introduzione sulle spade laser prodotte da Emmavox, voglio parlarvi del video che state vedendo lì dietro. Quando ho acquistato questa spada da Emmavox ho iniziato a cercare tanti tanti video su YouTube. Non per combattere o creare coreografie, ma era soltanto una cosa personale, volevo imparare un po' ad utilizzare la spada laser. Ma i tantissimi video che trovate su YouTube non spiegano bene i movimenti da fare, tranne alcuni, e per di più fanno tutti gli stessi spin, gli stessi cross. Troverete sempre le solite cose su YouTube. E questa è una cosa che mi ha limitato molto, perché una volta imparato l'esercizio che volevo imparare, ho lasciato perdere. Che poi, imparato è un parolone. Comunque, è intervenuto il gran maestro Emmavox e da un paio di settimane più o meno trovate sul sito la sezione lezioni di spada laser. Al momento trovate la prima lezione al costo di 15 euro. Non fatevi spaventare dal prezzo, perché tra poco vi spiegherò perché il prezzo è giusto. Questa prima lezione si intitola Forma 1 e si suddivide in tre livelli: il base, l'intermedio e l'avanzato. Una volta acquistato il video, vi arriva per email e vi trovate davanti una vera e propria lezione con il vostro maestro. Infatti, ad esempio, prima di iniziare ad utilizzare la spada, dovete fare riscaldamento, quindi riscaldare le spalle e i polsi, come se state andando veramente in palestra. La cosa che differenzia queste lezioni da tutti i video che trovate su YouTube è che, oltre ad imparare spin, cross, movimenti con la spada, imparate anche i movimenti da fare con il corpo. E credetemi, non è una cosa banale. E oltre a questo, imparate anche i vari attacchi e le difese, che difficilmente trovate in video normali su YouTube. Quindi si inizia con gli spin laterali, cross-cross-up, estrazione e riposo della spada, fino ad arrivare poi alla fase avanzata con lo sweep, che è il movimento più famoso di Guerri Stellari. In pratica, alla fine della lezione sarete in grado di creare una coreografia base. Chiaramente non pensate di acquistare il video, vederlo una volta ed essere già in grado di fare gli esercizi che vedete nel video, perché assolutamente no. Il video va visto e rivisto, gli esercizi vanno rivisti più di una volta, e questo non perché non vengano spiegati bene, anzi, se non avete particolari abilità o non siete già in grado di fare alcune di queste cose, ci metterete un po'. Perché, ed è una cosa che ripete anche Emmavox nella lezione, molti tendono a velocizzare i movimenti e a combinare casini. È molto meglio fare l'esercizio lentamente e farlo bene che non fare velocemente e creare giochi di luce strani. Questa prima lezione è realizzata molto molto bene, perché Emanuele vi spiega prima con le parole quello che dovete fare, vi fa vedere il movimento
a velocità normale e poi ci sono le sequenze in rallenti che vi mostrano bene tutti i movimenti da fare. Perché credetemi, non c'è solo il polso da muovere, ma anche il busto, i piedi, quindi è abbastanza complicato, non difficile, ma ci vuole attenzione e dedizione. Per esempio, io ho difficoltà con alcuni esercizi, anzi, adesso vi mostro qualcosa. Lo spazio che ho, come sapete, è molto limitato, quindi ho spostato un po' il letto, vediamo se riesco a fare qualcosa. Zzz, il sonoro me lo creo da solo. Aia. Ok, ho l'anello, me lo tolgo. Ragazzi, ho pochissimo spazio, ho paura di colpire qualcosa. Comunque, questo è lo... Aia. Questo è lo sweep, o meglio, dovrebbe essere lo sweep, perché ho già parlato con Emanuele e mi ha già detto qualcosa da correggere. Ovviamente io non ho ancora avuto tempo, anzi, colgo l'occasione per ringraziare Emanuele per avermi mandato il video e scusarmi per il ritardo, però c'è stato di mezzo un viaggio a Londra e quindi ho dovuto spostare tutto. Comunque, vi stavo dicendo, ho parlato con Emavox e mi ha dato alcuni consigli perché nel video è presente il numero per aggiungerlo su Telegram. Quindi quello che vi stavo dicendo prima dei 15 euro che possono sembrare molti, in questo modo avete la possibilità di continuare la lezione anche dopo il video. Potete scrivergli, potete mandare i video dei vostri esercizi, lui vi risponderà, vi correggerà, vi darà dei consigli, quindi la lezione continua. È come se state affittando un maestro, che volete di più? Star Wars può anche non piacervi, ma non ci credo che non avete mai sognato di avere tra le mani una spada laser e di imparare ad usarla. E con queste video lezioni di Emavox potete realmente farlo. Basta metterci un po' di impegno, prendere la cosa seriamente e avrete degli ottimi risultati, secondo me. Questa è una speranza che ho per voi, ma soprattutto per me. Guardate, guardate, guardate. Quindi fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti, andate a dare un'occhiata al sito di Emavox Studio Arte e alle sue tantissime spade laser. Spero che il video vi sia piaciuto, ricordate di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao e che la forza sia con voi.